Buona serata, ben ritrovati a una nuova puntata di Sinfonia di Maestri, questo bellissimo programma che ci sta portando alla conoscenza dei tantissimi spettacoli dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Con il mese di aprile ehm, chiudiamo, andiamo a chiudere insomma la programmazione, eh, il penultimo appuntamento, un evento musicale istituzionale che sarà esattamente sabato 27 aprile. Avverrà infatti la eh, cerimonia di premiazione del Pesaro Music Awards, un riconoscimento che viene assegnato ad artisti. Artisti del territorio famosi nel mondo e artisti famosi nel mondo che hanno qualche corrispondenza con il nostro territorio. L'Albo d'Oro è di assoluto pregio, eh, tra i premiati ricordiamo ad esempio i cantanti Nicola Laimo, Mariella De Via e Daniela Barcellona, il regista Saverio Marconi, i pianisti Michele Campanella e Leone Magera. I premiati del 2024 saranno Pierluigi Pizzi e l'associazione Italia Festival. Un premio speciale verrà eh, dedicato al nostro grande Luciano Pavarotti. Sul palcoscenico del Rossini l'orchestra sinfonica accompagnerà eh, appunto le celebrità del mondo artistico eh, dirette proprio dal maestro Norris Borgogelli. Allora questa sera andiamo a parlare di questo spettacolo. Oggi incontriamo infatti due colonne dell'orchestra sinfonica Rossini, il primo Flauto solista Elena Giri, benvenuta. Buonasera. E il primo, contrabbasso Daniele Gemignani. Benvenuto Daniele. Buonasera. Questi due strumenti costituiscono un po' diciamo eh, l'estremità sonore dell'orchestra. Allora partiamo subito con Elena che ci mostra anche il suo flauto. Il flauto Elena si trova proprio nel cuore mm. dell'orchestra. Qual è il ruolo mh, di questo strumento innanzitutto e com'è essere al centro di una sorta di incrocio di tanti suoni? E il ruolo del primo flauto è un ruolo molto importante in orchestra perché insieme al lobo eh, eh, sono i suoni chiari diciamo, della sezione dei legni. Il flauto adesso questo qua è, è uno strumento di metallo ma anticamente diciamo, il flauto era un legno. Mm. E fino all'Ottocento diciamo, il flauto è stato un legno, poi dopo ci sono state delle modificazioni un po' per la proiezione, per la potenza sonora, lo strumento è diventato di metallo, argento e oro. E quindi dicevo, eh, il flauto appunto, insieme eh, all'obue eh, crea un dialogo anche con gli altri, gli altri strumenti della sezione dei legni che sono appunto il fagotto e il clarinetto sì. e insieme a questo diciamo che crea anche un dialogo insieme agli archi e soprattutto eh, sempre diciamo, eh, crea un dialogo costante anche visivo con, il, con la prima parte, col primo violino insomma quindi diciamo in generale è un ruolo di, di grande responsabilità, responsabilità e a volte anche di audacia perché comunque bisogna essere sempre pronti insomma anche a intervenire, a intervenire ecco. insomma quindi un po' tutti i ruoli questo però sicuramente le prime parti dei fiati sono tutte molto esposte diciamo. Sappiamo che nelle tantissime edizioni ad esempio del Rossini Opera Festival ciclicamente spunta un solo incredibilmente bello ma anche molto difficile tra l'altro spesso questo momento è anche trasmesso nelle dirette mondiali, eh, cosa allora mi puoi dire ad esempio dell'aria di Milord del Viaggio a Reims? Sì, è un solo che, al quale sono molto legata, eh, infatti è una bella domanda, eh, l'ho suonato circa una decina di volte a Rossini Opera Festival. È un solo molto difficile, sia perché tecnicamente molto difficile, molto virtuosistico, sì. sia perché molto lungo, ma anche molto difficile dal punto di vista musicale. perché Essendo un solo molto lungo è accompagnato dall'orchestra, a un certo punto l'orchestra si ferma e il, il, il flauto continua a suonare da solo, da solo nel silenzio del teatro, perciò insomma è molto emotivamente molto carico. Però devo dire che eh, insieme diciamo, all'Honor è anche un grande onore perché certo. chiaramente è un pezzo meraviglioso che ha scritto Rossini, che ringrazio. Mm. E, mm. E comunque sono le produzioni di Rossini per festival, quindi comunque il livello deve essere molto, molto alto, alto e quindi insomma anche... Sono anche contenta che l'orchestra Rossini comunque mi dia fiducia perché insomma è una grossa responsabilità, eh, però insomma è anche, è anche una grande soddisfazione, ecco, quindi certo. sempre ambivalente, diciamo, la questione trova bella. insomma. Bene, Elena, complimenti e per sì. No, volevo dire cosa. Mi piacerebbe suonarlo qua, accennarlo per voi qualche nota. Infatti, stavo ah. proprio dicendo che adesso ti vogliamo ascoltare chiaramente, sei venuta qui appositamente a raccontarci il tuo lavoro, ma vogliamo sentire anche eh, il, il tuo suono. Quindi ti ascoltiamo con molto piacere. Grazie. Dopo aver ascoltato Elena, andiamo a conoscere Daniele Gemignani, che è il primo contrabbasso. Daniele, allora, spesso si sente dire che l'armonia si costruisce come un palazzo praticamente dalle fondamenta, e proprio là troviamo la sezione da te cappeggiata. I contrabbassi infatti sono amati e odiati, ad esempio da, da Toscanini, ma che ruolo hanno esattamente? <ride> sì, è vero quello che ha appena detto. Eh, I compositori affidano al contrabbasso la nota generalmente fondamentale dell'accordo, poi costruiscono tutto, tutto il palazzo. Per quanto riguarda Toscanini direi che li amasse più di quanto ci ha fatto credere, proprio perché pretendeva da loro il massimo, come d'altronde anche da parte degli altri musicisti, proprio per la loro importanza. Il contrabbasso in orchestra sostiene tutta l'orchestra, in senso lato. Provate ad ascoltare un brano musicale e togliete dal mix tutti i bassi, sentirete quanto che si differenze. impoverisce la musica. Poi, nella musica moderna, i bassi proprio sono il top oggi, con le amplificazioni mm, che, che abbiamo. Vero. E spesso i contrabbassi hanno il compito di far partire l'orchestra. Eh, io sono il capofila, quindi un bel mio pizzicato all'inizio di una melodia o una bella nota eh, rende tutti più tranquilli e poi si va verso. attendono tutti, <ride> <Attendolo ride> tutti a me. È eh, un ruolo importante anche, un grande aiuto per il direttore d'orchestra. Quindi il contrabbasso non scandisce solo il ritmo, ma ecco, potenzia e in, ingloba nel suo suono tutti gli altri strumenti. Non è un uno strumento virtuosista come si potrebbe. Credere. Ci sono brani in cui si mette in esalto il virtuosismo dello strumento, ma basti pensare alle opere di Puccini dove il contrabbasso fa pochissime note, ma Puccini le ha messe nel punto e nel momento giusto. Se io non facessi quelle note lì, l'opera cadrebbe veramente. Okay. E... Poi basti pensare al fascino che ha all'interno dell'orchestra, questo strumentone certo. che è bello Imponente. da vedere. Nella Imponente. mia carriera, che siamo arrivati a 43 anni di, 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 di orchestra, devo dire che ho portato avanti. Questa orchestra con, con amore e sono orgoglioso di farne parte. Ho formato tanti giovani che oggi girano un po' bello, nelle varie orchestre bello, del che mondo. Bella soddisfazione. <ride> sì. L'orchestra, infatti, in cui ricopri questo ruolo importante da diversi anni, svolge anche appunto una funzione istituzionale. Aver fondato un premio internazionale nel settore della musica è in linea un po' con il ruolo di un'orchestra che si trova proprio nella città della musica. E allora andiamo a parlare di questo premio. Sì, è un premio speciale, è un riconoscimento a personalità che siano musicisti direttori d'orchestra cantanti registri che comunque istituzioni musicali che hanno comunque eh, collaborato e hanno stazionato qui, qui a pesaro basti pensare a Rof, quanti cantanti ha lanciato il Rof certo. che ora stanno girando certo. un po' tutti i palcoscenici del, del mondo e nella prima edizione abbiamo presentato Daniela Barcellona, grande cantante famosissima, anche il compositore Carmine Emanuele Cella, che oggi è uno dei docenti più quotati negli States. E, I premiati di quest'anno saranno Pierluigi Pizzi, regista famoso, conosciuto nel Pesarese proprio perché ha fatto tante regie a Rossini certo, Opera Festival, sì. l'Associazione Italiana Festival che. Eh, riunisce i maggiori festival italiani e un premio speciale al nostro caro Pavarotti, il ricordo di questo grande sì, insomma, cantante. Una, una grande bella, tenore. bellissima edizione. Allora, sì. io vi vado a ricordare, Pesaro. Music Awards, sabato 27 aprile alle ore 21 al Teatro Rossini. I biglietti li potete trovare in vendita presso il botteghino del teatro, aperto dal mercoledì al sabato, dalle 17 alle 19.30. E nei giorni dello spettacolo, anche dalle 10 alle 13, dalle 17 fino all'inizio dello spettacolo. Quindi avrete tante possibilità per acquistare i biglietti e anche chiaramente su vivaticket.it. Grazie mille allora ad Elena Giri e Daniele Gemignani per essere grazie, stati grazie a con noi eh, prima di chiudere però andiamo a ascoltare allora la musica di Daniele buona serata mm.